Il paradiso delle signore. Trama puntate dal 13 al 17 settembre 2021. Vittorio riparte senza Marta. Dopo la pausa estiva, inizia ufficialmente la sesta stagione del Paradiso delle Signore. Tornano quindi protagoniste le vicende del magazzino di Vittorio, delle Veneri e di tutti gli altri protagonisti della soap. I cambiamenti saranno molti, soprattutto perché Conti dovrà riorganizzare la sua vita e il suo lavoro senza Marta. Ecco che cosa sta per succedere. La sesta stagione parte con l'addio definitivo di Vittorio a Marta. Quest'ultima ormai si trova negli Stati Uniti, dove ha deciso di vivere stabilmente. Non ha più intenzione di tornare a Milano e di conseguenza i coniugi Conti si sono separati definitivamente. Nelle puntate in onda dal 13 al 17 settembre 2021, Vittorio deve accettare la sua nuova vita. Non è affatto facile. Lui stesso confessa di dover riorganizzare tutto, dopo essere stato convinto per molto tempo che avrebbe condiviso per sempre la vita con Marta. In ogni caso, Vittorio deve prestare molta attenzione anche al paradiso, che ora è costretto a gestire da solo. Il giovane vuole a tutti i costi continuare a garantire al magazzino il successo che ha sempre avuto negli anni. Per tale ragione inizia una serie di nuovi progetti, ovviamente contando sull'aiuto delle Veneri e dei colleghi. La sua prima idea è quella di fondare una rivista per poter tenere aggiornate le clienti su tutte le novità e i suoi nuovi prodotti in vendita. Questo progetto molto innovativo viene accolto da tutti con entusiasmo. Ma Vittorio non intende fermarsi e vuole rinnovare completamente il paradiso delle signore, senza ovviamente fargli perdere le caratteristiche che l'hanno sempre contraddistinto. Intanto anche per Adelaide ci sono novità importanti. La contessa di Sant'Erasmo, infatti, decide di accogliere in casa sua il nipote Marco, che ormai non frequentava da diverso tempo. Questa new entry potrebbe portare novità importanti presto. Come sempre nella prima settimana di messa in onda del Paradiso delle Signore, i grandi protagonisti sono anche gli Amato. Giuseppe infatti si ritrova in grande difficoltà. Come si era già intuito durante la fine della quinta stagione, quest'ultimo aveva un'amante segreta in Germania, nonostante apparisse così geloso e possessivo nei confronti di Agnese, al punto da allontanarla da Armando. Una lettera lasciata in casa aveva fatto rischiare seriamente all'uomo di essere scoperto. Nelle nuove puntate, Giuseppe è ancora più nei guai nel momento in cui la sua amante, Petra, arriva in Italia. La donna vuole assolutamente avere delle spiegazioni dal suo compagno, che sembra essere sparito di punto in bianco. Petra si presenta proprio con gli Amato, facendo restare senza parole tutti quanti, compresa Agnese. La situazione però è destinata a peggiorare ulteriormente. Petra spiega a tutti i presenti, infatti, che è arrivata, in quanto desidera che la figlia avuta da Giuseppe venga riconosciuta. Di conseguenza, durante la loro relazione clandestina, è nata anche una bambina, sebbene Amato non ne fosse a conoscenza. Agnese a questo punto decide di allontanare Giuseppe dalla sua vita. Intanto, al paradiso, arriva una nuova Venere, mentre Vittorio fa i conti anche con l'improvviso ritorno di Roberto Landi. Quest'ultimo decide di vivere nuovamente a Milano e diventa subito, grazie a Conti, direttore creativo del Paradiso Market. Allo stesso tempo però Roberto ha qualcosa da nascondere che condivide con la sua misteriosa coinquilina. Voi che cosa ne pensate? Seguirete questa nuova stagione e vi sembra appassionante? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.